Eccoci di nuovo qui. Maruki è qui di sotto. E questa volta la decisione sarà diversa. Maruki è finalmente arrivato. Sei mentalmente pronto? Sì. E questa volta la decisione sarà diversa. Qualunque risposta darai a Maruki, io ti appoggerò. So che prenderai la decisione giusta. Lo spero per tutti noi. Ma te lo devo chiedere un'ultima volta. Accetti la realtà che ho creato per te. Sei stato un faro per la mia ricerca e mi hai mostrato come trasformare il mio sogno in realtà. Non posso che ringraziarti con il cuore in mano. Per questo volevo che tu, tra tutti, capissi. Forse non avrei dovuto pretendere una risposta così, su due piedi. Ora devo andare. Questo è per te. Ah, giusto. Ora vi aspetto. Voglio sentirtelo dire chiaramente. Cosa intendi fare? Se affronteremo e batteremo Maruki, torneremo alla realtà originale. Però, Akechi, non aspetterò un momento di più. Rispondimi! Accetteremo l'offerta. Stai scherzando? Dico sul serio. Beh, ho la tua risposta. Non c'è nient'altro da dire. Il nostro accordo è concluso. L'importante è che tu sia vivo. Avrò preso la decisione giusta. Chi lo sa? Ormai l'abbiamo accettata. Sono tutti felici. Dove sono? Che succede? Sembri sconvolto. Che succede? Eh? È una specie di scherzo. Forza, svegliati, signor festaiolo. Questo incontro è stata una tua idea. Sai, mi sono resa conto di una cosa. Siamo coetanee, non serve essere così formale con me. Oh, hai ragione. Ma Futaba Senpai, io ti vedo sempre come la mia senpai. Allora, come tale, ti ordino di non parlarmi formalmente e niente, senpai. Ricevuto. Ah. Ciao, Futaba. Era abbastanza informale. Confermo. Grazie, Futaba Senpai. Oh, E Ryuji mangia. Io mangio il sushi. Non è un problema, come ti è più semplice. Te lo permette la tua senpai? Attenzione, gente, è l'ora del Heomaki. Ci darò dentro. Devo solo esprimere un desiderio, mangiarlo tutto in una volta. Allora, in che direzione devo mettermi per far funzionare il rituale? Controlliamo. Dice a nord-nord-ovest. Da qui è un po' a destra, quindi diciamo da quella parte. Quant'è un po' però? Beh, lo scoprirò. Non parlatemi finché non ho finito, ok? Devo mangiarlo tutto senza parlare finché porti fortuna. State a guarda. Dobbiamo davvero guardare? Farei fatica a definirlo pittoresco. Credi davvero che mangiare un intero rotolo di sushi farà avverare il tuo desiderio? Preferisco lanciare fagioli. Scacciano via i demoni. Sojiro, sarai tu il demone quest'anno. E tu sarai quella che ripulisce dopo? Forza, Ryuji Senpai, puoi farcela! Grazie! Santo cielo! Beh, e questo è Ryuji, gente. Scusa. Anch'io. Ma apprezzo molto l'incoraggiamento di tutti i miei senpai. Certo che ti incoraggiamo. Siamo qui per te. Qualunque cosa accada, dopo tutto, il tuo posto è questo. Sì, resteremo per sempre insieme. E questo vale per tutti voi. Tutti sembrano essere così felici. Va bene, ci riprovo. Non demordi, eh. Allora, resteremo per sempre insieme, eh? Lo spero proprio. Era una situazione complicata e, anche se non ne sono certo, forse è la cosa migliore. E vai, il mio desiderio si avvererà.
È stata una gran festa. Hai fatto un ottimo lavoro nell'organizzare il tutto. Grazie per l'aiuto. Sei tu che hai fatto tutto il lavoro sporco. Ehi, posso chiederti una cosa? Senti, è da un po' che ci penso, se a te sta bene. Cosa? Cosa vuoi chiedermi, Sojiro? Farò in modo di parlarne anche con i tuoi genitori, ok? Oh, vuoi chiedermi di rimanere? Ma almeno finché non avrai finito le superiori, ti andrebbe di restare al locale e magari dopo il diploma potresti... Che ne dici? Voglio restare per sempre. Davvero? Beh, farei meglio dare inizio alle danze domani allora. Le cose si stanno facendo davvero interessanti qui. Oh, papino. Ti chiamerò papà davvero dopo che avrò sposato tua figlia. La Madonna. Mamma mia, quanto. E niente San Valentino. Oh, si sono diplomate. Congratulazioni per il diploma, ragazze. Ah, grazie. L'ultimo discorso da preside di Makoto mi ha commossa. Ah, è stata una bella cerimonia. Dov'è? Ah, eccolo lì, Morgana. Ehi, fammi vedere. Ok. Devi farlo per essere ufficialmente diplomata. Non ti sei commosso neanche un po'? Quest'anno è davvero volato, vero? Abbiamo così tanti ricordi insieme che sono persino più vividi di, quello che abbiamo fatto a scuola. Già, ma sarà triste non vedere più voi due a scuola. Non preoccuparti, inizierò le lezioni qui ad aprile. Davvero? Porterò io il pranzo, quindi farei meglio prepararti. Oh, Sojiro mi insegnerà a cucinare. Oh, giusto, ci sarai anche tu. Non dimenticatevi di me. Forse dovrei diventare anch'io uno studente. Oh, davvero? Sembra divertente. Forse dovrei trasferirmi anch'io alla Shujin. Makoto senpai, Haru senpai! Sei venuta alla cerimonia. Volevo dirvelo, di persona. Congratulazioni per il diploma. Grazie. Ho un'idea, perché non ci facciamo una foto di gruppo? E vai! E io sarò il fotografo. Akechi-kun! È dal raduno che non ci vediamo. Volevo chiederti, quali sono i tuoi progetti dopo la scuola, Akechi-kun? Sto pensando di diventare freelance. Visto gli impegni avuti finora, credo di meritarmi almeno un anno o due di relax. Non diventarmi un recluso, chiaro? Grazie per l'avvertimento. Ora, mettetevi tutti lì. Cheese! Sorride! Oh, bravi! Preferite che la scatti io? Siete tutti amici, giusto? Oh. Beh, grazie. Che sorriso strano quello di Akechi. Grazie, Dio. Ok, pronti? Dite cheese. Che bella foto, eh sì, è proprio carina. E Maruki se ne va, come il dio benevolo che ha realizzato la vita di tutti. Grazie. Beh, addio ragazzi. Buona fortuna. Eh sì, è andata proprio bene. È durato meno di quanto mi aspettassi. Questo diciamo che è il finale cattivo, quello in cui la realtà di Maruki si realizza. Il problema è che non è la realtà che noi abbiamo scelto. Però voglio vedere tutte quante le immagini, queste qui, che non abbiamo mai sbloccato, perché è la prima volta giustamente che sblocco questo finale. Ryuji torna nella squadra di atletica, Morgana diventa lo schiavo portaborse di Han. Era il suo sogno, va bene.
Dai, la prossima chi sarà? Sarà Ann? Esatto, Ann insieme a Shio che è diventata la pallavolista numero uno. Oh, quanto è carina Shio però, guardala. Io lo ammetto, fosse diventata un ladro fantasma, comunque fosse rimasto più un personaggio presente, anche come confidant, non mi sarebbe dispiaciuto, sarebbe stato un bel personaggio. Yusuke ha di nuovo il suo maestro. Niente più dubbi su dove andare, Yusuke. Nella realtà di Maruki però, tutto quanto, tutti i palazzi che abbiamo affrontato, per esempio lui è diventato cattivo, è rimasto cattivo, è diventato buono. Makoto di nuovo suo padre, Sae è diventata tranquilla. Cioè, in questa realtà non abbiamo mai affrontato Sae, non abbiamo mai affrontato il sensei di Yusuke. Cioè, come si sono conosciuti i ladri fantasma nell'insieme? Si sono conosciuti a caso? Wakabe è di nuovo viva, Futaba è felicissima, guardala. Certo, come ho detto, la realtà di Maruki sicuramente avrebbe fatto felici molte persone, questo è innegabile. Haru di nuovo suo padre e gestiscono insieme la catena. Ma non sarebbe mai stata la vera realtà. Non è un finale felice o un finale estremamente triste, è un finale sbagliato. Akechi e noi torniamo a giocare a scacchi. Certo, può essere un happy ending per qualcuno, ma non è la realtà, mi dispiace. Oh, la coppa da ginnasta di Sumire. Anzi no, in questa realtà lei è Kasumi. Tra l'altro non ho controllato i nomi, non ho controllato il nome se c'era scritto Kasumi o Sumire. Avrei dovuto farci più attenzione. E basta, queste erano tutte le immagini. Eccoci qua, anche i crediti sono finiti. E questa è l'ultima scena. Una realtà dove tutti sono felici e i loro sogni realizzati, forse. End. Beh, non è l'end che io volevo comunque. Covo dei ladri aggiornato. Caricando i dati di fine partita potrai importare alcuni dei tuoi progressi in una nuova partita. Andiamo nel covo dei ladri a vedere cosa si è aggiornato. Lettore musicale, film e galleria. Archivio. Conclusione. Eccolo qua. E con questo abbiamo sbloccato tutto. Abbiamo sbloccato tutti quanti i wallpaper, diciamo, tutte quante le immagini nascoste nella conclusione finale, quella di Maruki. Ecco qua. La più bella comunque è questa in assoluto. La più bella immagine di tutte è questa, perché vediamo Futaba con un sorriso ma proprio incredibile, santo cielo. E anche questa è bellissima comunque. Direi che l'abbiamo tutte ormai, no? Gli speciali ce l'abbiamo, i concept li abbiamo sbloccati tutti e l'archivio finalmente è completato.